Ebbene sì ragazzi, oggi siamo qui in compagnia del signor Tommy, del signor Ercole e del signor Geometra Coconut che come potete vedere dal luogo non è autostrada, non è statale, ma è in direzione Mottarone. Ci siamo già fatti autostrada per arrivare qua, ci sono già sfracellati i gioiellini e ora non ci resta che andare e spingere. E quindi andiamo! Mamma ragazzi, che strade che stiamo facendo, che curve, veramente emozionanti. Anche se la strada, l'asfalto fa un po' cacare, tipo qua che c'è l'erba, però dobbiamo stare attenti. Come ormai ben saprete, il primo pezzo del Mottarone di solito non è proprio emozionante, però noi ci emozioniamo lo stesso perché dopo le vacanze ci vuole un po' di antiruggine alle gomme. Oh sì, Zeta. Facci sognare, Zeta. Tornantone a destra. La Zeta perde un po' di potenza a bassi giri. Ma lei non lo sa, quindi spinge lo stesso. Si prepara il signor Thomas. Lo vede, lo pregusta, lo punzica e lo passa. Ma noi no, perché arriva una macchina. Mannaggia. Oh, un G750 come il mio. Oh, finalmente un po' di strada libera. Oh, come si gratta bene sul Mottarone. Ecco, l'unica curva bella a sinistra del Mottarone ci viene davanti una macchina. Dimmi te se è giusto. Oh, Ercole! Magico Ercole! All'ultima curva Ercole sorpassa. Beh ragazzi, la sinistra ormai è conclusa, però veramente divertentissimo. Il Mottarone, la strada è un po' quello che è, però ragazzi, si fa apprezzare, dai, si fa apprezzare. Ti lascia quel dolce sapore di curva in bocca. Adesso non ci resta che fermarci a pranzare, ragazzi. Ebbene sì, ragazzi, dopo un magico panino in cima al Mottarone, abbiamo anche incontrato questo simpatico ragazzo, anche lui di Milano, con un R6 tutto avrappato a color rosso bronzo, non so bene, o un arancione, boh, con i cerchi fluo. E con la visuale abbiamo deciso di andare a fare la cremosina e di fare due curve assieme e soprattutto, siccome ci piace fare le foto da pagliacci, abbiamo deciso di fermarci a due tornanti per fare la foto mentre grattiamo il ginocchietto, così almeno da avere più cose da mettere su Instagram. Quindi ragazzi, vi ricordo, oltre ad iscrivervi al canale, seguitemi anche sul profilo Instagram che è tutto linkato qui sotto. Eh sì ragazzi, stiamo andando alla cremosina. Cos'è, gara ciclistica? Mamma mia, scampata. Inizia la cremosina inseguendo un R6, ragazzi. Tu sei infamino, però la sai. Cioè, o giro il gas a due mani, ragazzi, o non gli sto dietro, quindi. Ah, mannaggia me. Ho sbagliato marcia in entrata. No. Mamma mia come va questa qua ragazzi. No, mannaggia la panda. Mannaggia la panda. Guarda. Che esperienza mistica. Mamma mia ragazzi, che inseguimento. Che inseguimento. Non dirmi che è già finita. Eh sì ragazzi, abbiamo deciso di rifarcela la cremosina perché è bella ma purtroppo è un po' troppo corta. E infatti adesso abbiamo messo davanti il Geometra Coconut. Mamma Teo, dacelo sto gas, Teo.
mangiala la 500, Teo, è il tuo momento. In uscita di curva la studia. Oh oh oh, azzarda, mamma Teo. Teo. Magico. Ora comunque abbiamo deciso di fermarci e prendere un'acquetta rinfrescante perché ci stiamo sciogliendo, ragazzi. Fa un caldo allucinante oggi. Ti sudano anche i pensieri. Però si va in moto lo stesso perché è bellissimo. Beh, ragazzi, mentre eravamo a fare la pausa acquetta abbiamo trovato due bimbi. Vuoi provarle allora? Vabbè. Vuoi sgasare? Vai, vai. Vai, vai. Beh, facciamo un po' di beneficenza anche ai piccoli biker che crescono, ragazzi. Anche Ercole, vai, vai. Gli piace. Bello. Contenti. Ebbene sì, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Noi purtroppo stiamo andando a prendere l'autostrada che ci porterà dritti dritti verso casa. Oggi abbiamo fatto anche nuove amicizie. Abbiamo trovato un ragazzo con la R6 colorata molto bene. E che dire, ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e come al solito ci vediamo ogni domenica alle 15 sul canale. Ciao!